Eppure mi domando, voi sapete benissimo che in fondo i clandestini recuperati al mare dalla Guardia Costiera Libica vengono poi gestiti dall'OIM, ovvero dall'UNHCR, e che gli unici lager in Libia in fondo sono quelli dei trafficanti che voi ONG apparentemente supportate, apparentemente. Apparentemente, questa è un'altra delle cose che sono apparse su Facebook. In realtà sappiamo che i centri di detenzione in Libia, formalmente sotto il controllo del governo, attualmente sono 19, e il fatto che organizzazioni come l'OIM e l'UNHCR recentemente possono accedervi, non è una garanzia di protezione. Abbiamo raccolto numerose testimonianze di migranti che una volta arrivati in Italia ci hanno raccontato di essere stati nelle prigioni libiche, di aver visto entrare i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali, di non aver potuto parlare, che le prigioni e i centri di detenzione venivano ripuliti e messi in maniera, diciamo, alla meno peggio per queste visite ufficiali, e che dopo che si allontanavano questi rappresentanti delle organizzazioni umanitarie, le violenze e le torture iniziavano come prima. Quindi la presenza dell'OIM e dell'UNHCR, le visite che fanno in questi centri, purtroppo, di altre organizzazioni umanitarie, non sono una garanzia della protezione dei migranti. Questo quando stanno in Libra, però mi viene da dire, ma basta con questi taxi via mare? Sembra quasi che paghino un biglietto. Ecco, alla luce di quello che abbiamo detto, delle violenze inaudite che si consumano in Libia, parlare di taxi del mare per persone che cercano di mettersi in salvo ci sembra abbastanza disgustoso. Non dimentichiamoci che le organizzazioni umanitarie hanno iniziato a operare nel Mediterraneo con le navi, operare i salvataggi, proprio perché alcuni anni fa gli stati hanno iniziato a ritirarsi e non compiere queste operazioni. Sono intervenuti per motivazioni umanitarie. Ovviamente un intervento umanitario non può risolvere la complessità di questo problema, ma è qualcosa che è necessario per salvare vite umane. Ovviamente l'intervento umanitario deve essere sempre sottoposto a un'analisi critica, ci si deve sempre interrogare e stare attenti a non entrare in un meccanismo infernale come quello del traffico degli esseri umani che vediamo nei fenomeni migratori dall'Africa subsahariana verso l'Europa. Però una volta che arrivano qui noi gli stiamo a dare 35 euro al giorno per non fare niente. Anche qui si parla spesso di questi 35 euro. I centri di accoglienza che ospitano i migranti ricevono, gli enti gestori dei centri di accoglienza ricevono 35 euro al giorno per ciascun migrante. Ovviamente questi 35 euro vengono utilizzati per far funzionare il centro, per pagare il personale. Il migrante richiedente asilo ospitato nei centri riceve solo 2 euro e 50 centesimi al giorno, il cosiddetto pocket money, che serve per la sussistenza, per comprare una tessera telefonica o per le prime necessità. È vero, peraltro, che molti centri di accoglienza sorti, centri di accoglienza straordinari sorti nell'emergenza, sono stati gestiti da organizzazioni italiane che magari fino a qualche mese prima si occupavano di tutt'altro, che quindi non avevano le competenze necessarie per gestire l'accoglienza nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi ci sono stati casi di malversazione di denaro, di maltrattamento nei confronti dei migranti o per esempio dei minori. Per fortuna questo non è la regola, ci sono tantissimi centri di accoglienza gestiti da organizzazioni in Italia che funzionano in maniera eccellente. Radio 32, oh radio 32, radio 32, oh radio 32, radio 32.